Consiglio. Potremmo definire Giovanni il Battista il patrono degli elettricisti, e mi spiego. In una città in cui manca la corrente perché si è rotto l'elettrodo, cioè si sono rotti i cavi che portano la corrente elettrica dal generatore agli utilizzatori, ai cittadini, e la situazione è quella di trovarsi al buio. Allora c'è bisogno di un tecnico specializzato, competente, che vada a riparare l'elettrodo, che vada a riparare quel cavo che si è interrotto e per cui la corrente non può più passare. La città vive male al buio, vive l'ansia, vive la paura, nel buio non ci si accorge dell'altro e può succedere che gli si vada addosso e lo si danneggi. La città sta soffrendo questa situazione di tenebra. Questa città, se noi la riportiamo ai nostri tempi, è la nostra Europa, è il nostro mondo, in cui comincia a mancare l'energia, ma la crisi energetica di cui soffriamo non è la crisi dell'energia elettrica o dell'energia petrolio o dell'energia risorse del sottosuolo, è la carenza della carità. Stiamo scoprendo che senza la carità i rapporti con gli altri si complicano e la vita diventa un inferno. Allora dicevo prima, bisogna che arrivi finalmente il tecnico che ripari l'elettrodo. Nella parola del Vangelo di questa domenica, questo tecnico è Giovanni il Battista, che dice: io non sono la luce, non sono io il generatore della corrente, ma ho il compito di rendere testimonianza alla luce. In altri termini, ho il compito di fare che questa luce possa arrivarvi e voi possiate usufruirne. Dicevo prima che la crisi energetica che oggi assilla l'Europa è una crisi di carità, è una crisi di amore. Senza l'amore la vita dell'uomo perde significato. Allora abbiamo bisogno di trovare un tecnico, e questo tecnico è la Chiesa, sono le persone che all'interno della Chiesa hanno come vocazione, come chiamata al servizio, quella di portare una luce che loro non generano, ma che hanno loro stessi ricevuto, e questa luce è Gesù Cristo. Gesù Cristo si definisce la luce. Allora ringraziamo il Signore che attraverso la Chiesa, attraverso i suoi ministri, ci sta fornendo questa possibilità di riconciliarci con il generatore di energia, senza la quale non possiamo vivere, che è Dio.